sono state messe in campo tutte le procedure che renderebbero possibile l'attivazione della filovia di Pescara entro pochi mesi. A parlare è il presidente di TUA, che per conto della regione ha continuato a seguire l'appalto relativo alla filovia. Tullio Tonelli specifica che ci si è ispirati a quanto già stabilito a Rimini, che ha vissuto una vicenda analoga. Come consiglio di amministrazione di TUA, a ottobre del 2017 avevamo votato la risoluzione del contratto per inadempimento con Alpig, che era la società che doveva realizzare la filovia. Non l'ha realizzata perché è fallita una delle società che doveva fornire il mezzo. Bene, c'è stato un periodo in cui di trattative per cercare di arrivare a una transazione, come hanno fatto altri comuni italiani. Per esempio l'ultimo è stato Rimini. Hanno fornito un nuovo mezzo innovativo e che è già in esercizio a Rimini. Quindi, seguendo questa ipotesi e interfacciandoci spesso sia con la Regione che con il Ministero dei Trasporti, abbiamo capito che questa era l'unica via percorribile. Abbiamo approvato in Consiglio di Amministrazione, il 19 dicembre, questa ipotesi di transazione, però sia perché siamo una società in house e sia perché l'opera è regionale, noi agiamo su delega regionale, ma farà parte del patrimonio della regione, abbiamo trasmesso l'ipotesi di transazione alla regione. Appena la regione avrà avuto anche questa perizia di variante, ha tutti gli strumenti. L'opera è stata finanziata con una legge che prevedeva un trasporto rapido in massa a impianto fisso è la filovia, chiaro? E il Ministero ce l'ha detto in termini estremamente chiari. Ecco. L'importo stanziato era di 30 milioni, 15 milioni sono stati già spesi. Cosa succede se non si realizza? C'è danno erariale. Ecco. L'ipotesi nostra, anche come Consiglio d'amministrazione, è stato di portare a compimento un'opera finanziata da parte dello Stato. E tutti gli adeguamenti sono previsti con lo stanziamento che è stato fatto. La perizia di variante sta proprio verificando le barriere architettoniche, la strada, l'altezza dei marciapiedi, queste cose qui. Ecco.